Eccomi di nuovo in strada, pronta ad affrontare un nuovo viaggio per portarvi indietro nel tempo di 34 anni. Attraverso l'Italia per raggiungere Rocchetta Sant'Antonio, un piccolo paese nell'entroterra foggiano dove trascorsi un intero anno assieme ad un gruppo di autori Rai per realizzare 20 puntate della serie documentario Storie di vita, un paese e i suoi migranti. Era il 1977 e da Rocchetta molte persone partivano per andare nel nord Italia alla ricerca di un lavoro in fabbrica o per varcare il confine e arrivare fino in Germania. Yeah. Questa grande migrazione era iniziata nel dopoguerra e da Rocchetta Sant'Antonio era andata via quasi la metà della popolazione. Di 7.000 abitanti ne erano rimasti 2.000. Se viene mortale, sai, quando viene allegria, quando poi passa è dolore. Che qua non c'era niente. E non è che ci stava tanto lavoro da queste parti, sono zone interne, non è. Sono partite intere famiglie che mai più visto, qualcuno ancora ritornato, ma altri, e ne erano tanti. Io me ne ero andato a Modena pure, finito la terza media me ne ero andato a Modena, poi sono ritornato e sono andato a scuola a Lacedone. Rocchetta era a un momento di 7.000. Siamo rimasti 1.800. Questa è la vita. La RAI, in quel lontano 1977, ha raccontato la vita di Rocchetta Sant'Antonio. Dal lavoro nei campi alle feste religiose, ma anche i matrimoni, i funerali e le lunghe discussioni al bar. Uno studio antropologico durato un anno, una sorta di reality show, ma di TV verità si parlava allora. Rocchetta Sant'Antonio, un paese del subappennino Dauno, distante circa 50 km dal suo capoluogo, Foggia. 20 anni fa vi risiedevano poco più di 6.000 persone, oggi conta meno di 3.000 abitanti e di questi circa 800 sono pensionati. Arrivando a Rocchetta scopre un paesaggio nuovo. A tratti sembra di essere arrivati nel futuro. Giganti pale eoliche si muovono sui dorati campi di grano. Poi alcuni incontri mi riportano indietro nel tempo. Ma ad un tratto mi viene il dubbio di aver sbagliato strada. No, sono proprio a Rocchetta. E un paio di cose sono rimaste tali e quali: la determinazione della signora Giovanna e il suo rapporto con l'amministrazione comunale. Nel 1978 aveva avuto un battibecco con il sindaco Nicolino a causa della domanda da presentare per l'assegnazione delle case popolari. Vedete, uno sfratto di casa, sono già 3 anni e un anno ne faccio 4. Ando già a scegliere casa. Sì. E in prima, per secondo non c'è una domanda per me, perché io tengo fatto 2 censimenti e il censimento, cara Nuculino, valgono più della domanda in dalla rocca chi tiene e chi non tiene. Sì. Io penso che la trovo giusta anche in questo modo. Io quando sentite che facevano domande, ricetta a mio marito, va a fare la domanda della casa. Tutti i cittadini che vogliono inoltrare domanda nel bisogno di casa devono inoltrare domanda all'istituto autonomo. E ha specificato la documentazione. Tu non l'hai fatta la domanda. Io non l'ho fatta. La domanda è stata fatta. Il problema è stato perché non mi hanno fatto sapere proprio più niente, né se era accettata, né se non era accettata, né. Quando ho visto l'esposizione in piazza, naturalmente, che c'erano tutti i nomi, un nominativo, e quello di mio marito non c'era. Allora sono ricorsa dal sindaco. E lì è stata la baraonda, insomma, che è successo quello che è successo, è stata notte. No, io voglio sapere come
cosa da fare. Potete seguire che tengo un figlio in dalla casa, che effettivamente tengo una casa. Quella è una legge. È una legge. E allora se sono da per casa a chi tiene un'altra casa. Ma questo non assegna il comune. E chi l'assegna? Voi siete stati in dalla commissione, perché sei stato nella commissione? Perché mi hanno invitato? E ti hanno invitato, e quando quindi ti avevano autorizzato per accettare 15 appartamenti, per dire 15 appartamenti, non le accettava, perché tu già sapevi le condizioni del paese come erano. Io l'abbia fatta la domanda, ma lui non l'aveva accettata, non lo so il perché, o l'ha strappata la posta cestina, o tenia qualche amico di farla entrare. Quindi, a Rocchetta sembra così, sembra con l'amico. Il comune ha messo soltanto a disposizione dell'istituto autonomo il suolo per la costruzione delle case. Chi finanzia, chi costruisce, chi fa l'assegnazione è l'istituto autonomo caso popolare. Il comune non c'è. Non c'è il comune esprime solo un'esigenza di mettere terreni a disposizione e chiede il finanziamento per costruire le case. Questa è la pronto. È successo di tutto quel giorno. È perché non vanno a vedere il portacenere, non vanno a vedere la sedia, non vanno a vedere. Guarda lui, qualcosa da aggiustare. Era aggiustare il comune. L'hanno aggiustato. E allora se faccio una lotta, perché se faccio una lotta? Oh, Madonna, la casa a chi lavora, la madre a chi la lavora, perché se resta a casa, chi tenna da casa, vuoi sapere? È perché io litigavo con lui e lui mi disse, sento signora, adesso falla finita perché la casa non la puoi avere. Ah, quindi dai, non parlo con comune, stai parlando con te, no con comune. E come te la chiarissimo, non ha la maniera, non sono venuto a dormire. Il sindaco partecipa alla commissione, come un giorno allora, presentato. E tu non hai fatto la domanda. Ma capisci, non l'avevo accettato. Beh, vabbè. Che fai? Lasciami andare. Tu non l'avevi accettato. Allora io ho preso il portacenere e ce l'ho volato. Se girato, il portacenere è andato in terra, come mi alzai con la sedia, mi alzai da qua. Chi è? Che sono io? E tu, tanto io da 50 anni, ma vedi, tanto non vai mai. Per piacere, stamattina stai con la gamba alzata. Non la tengo guardare la gamba. Allora, fammi un piacere. Potrà dire tu guardare la gamba. Vabbè, fammi un piacere. Ci veniamo a foggia. Va bene, quello non lo vuoi. Va bene. Non ti tengo su. Non ti un caffè. La casa non l'ha già avuta, è inutile a pensarci. L'anno dopo lui se n'è andato, perché è finita la cosa sua, se n'è andato e tutto le ricette. Meno male che se ne è uscito chissà va in auto cristiano. Non va la domanda, ragazzi, no, che me ne frega, cioè, la commissione doveva prendere, sapere le esigenze dei cittadini. Che c'è? Mi ha fatto la domanda, no? No. Dopo 15 anni ci hanno dato, si mi assutra una baracca e si mi trasuta un'altra. E così, dopo 15 anni di attesa, nel 1992 la signora Giovanna è riuscita ad avere una casa tutta sua, ma oggi, a distanza di 34 anni, ha un nuovo problema da discutere con il sindaco. Una falda acquifera sotterranea rende umido l'appartamento. Problemi perché in casa fa sempre freddo, perché l'umido viene di sotto. E perché sono casa fatta poco sostanza, poco. Allora, noi abbiamo fatto importanti passi avanti con lo IACP perché la gestione di quelle case dello IACP abbiamo sollecitato un intervento che sia risolutivo e definitivo rispetto anche a quanto prospettatoci inizialmente dallo IACP. A me passa una tavernata con l'acqua. Speriamo di no, almeno già che si possa iniziare la rimozione, l'eliminazione dell'acqua con i drenaggi che sono previsti nel progetto, che lo IACP ha già definito. Sì. Ottamo buco! Lascio la signora Giovanna dal sindaco, sicuramente riusciranno a trovare una soluzione. Riprendo la strada verso la fattoria, dove mi aspetta la famiglia Silvestri. Irene, la sorella maggiore, Franca, la più piccola, l'irriducibile mamma e una serie di simpatiche comparse. Irene e Franca sono figlie di un coltivatore diretto. Vivono in una masseria isolata, anche se non molto lontana dall'abitato. Si vedono in giro per il paese solo quando devono fare delle commissioni, come portare il latte al lattaio, o quando devono partecipare alle funzioni religiose. La loro giornata trascorre nello svolgimento dei lavori della campagna, anche dei più duri.
Franca e Irene arano, zappano, guidano il trattore, conducono gli animali al pascolo e naturalmente coltivano i loro sogni di ragazze. Nel 77 le telecamere della RAI si erano trovate al centro di una discussione nata tra le donne della famiglia Silvestri ed un'amica che si era trasferita a Torino. Si parlava di libertà, emancipazione femminile e differenze tra le donne di città e quelle di campagna. Dalla città che cosa avete? Dalla città si apprende un po' di tutto, scusa. Voi che sapete? Non vedete le televisioni, non sapete quello dell'aggiornamento? Perché uno è stanca a mungere le mucche qua a Pasqua, neanche li vedete più in televisione, non ascoltate neanche radio, non leggete. Invece a te non si legge, si discute e tutte le altre cose. La discussione diceva che noi la vita che facciamo noi non gli piaceva, in campagna, con le pecore, con le mucche, poi nessuna libertà. Però la gioventù d'oggi non si contenta mica più di mungere le vacche, no? Loro si sentono realizzati. Adesso la sta dicendo la signora che quella vita è quella lì, però parla con loro che la vita è sempre quella lì. No, per carità, io non la farei neanche mai sta vita. Già a Torino sto lì a casa e mi sento già sfotta che sto magari alla domenica. E oramai la vita vostra è quella lì che ci avete letto a vostra ed è quella lì, vi siete rassegnata. Non andrei pure lo stesso, cioè ormai quella la vita che si scelta è quella, non cambia. Io però la tua madre non può discutere della tua vita. Vabbè, allora se tutto quanto c'è un'immigità, tutti gli orfani, ma niente, basta, non esistono più. Meno poco per sacrificarsi, capisci, che stanno alla campagna, ma poi stanno più liberi di voi. Vabbè. Perché voi avete tremendo l'orologio e ruotate l'orario della fabbrica. Noi siamo liberi, noi che vogliamo un latte fresco, prendiamo un latte fresco, uova fresche, c'è tutto cose genuine, possiamo liberare tutto. Non è che siamo assettati qua, ma tremendo l'orologio, che non usiamo proprio. Ha visto la vita maritata e zitta. Ha portato il pensiero? Perché è maritata, ci manca due, gli ci manca Rossello, il marito l'ha sepolto le scarpe, la camicia. Ah no, perché se mio marito avesse pulito le scarpe, questo era lui, sarebbe già fuori dal balcone, che siamo a paese veramente che ci devo pulire le scarpe. Allora, chi che si pulisce le scarpe? Lui se le va bene se le pulisce, che siamo arrivati a sto punto? Beh. No, dice che poi noi vi facciamo tutto, come dicevo, le scarpe ce le butto dalla finestra se non se le pulisce lui. Ecco di quel ragionamento che faceva. Io lavoro e lui pure, allora come stanco lui sono stanco anch'io, è arrivato un bel momento, scusa. Allora, perché lo potete fare voi che diciamo lavorate, però per l'uomo non avete mai quella soddisfazione che c'è una persona che lavora in fabbrica. In fabbrica tu fai 8 ore lui, 8 ore se ti ritiri, tu apparecchio cucino, così. Che dici che noi siamo abituati che facciamo tutti in campagna, il lavoro di campagna e il lavoro di casa. Dai, come la femmina e l'uomo, sì. Noi siamo proprio. Noi siamo il servo qua, fatiamo a doppi, però a lucro ne siamo. Una parte è giusta, io adesso le due figlie femmine avevo, una è sposata, un'altra se n'è andata. E io tutto non posso fare. Ecco perché l'uomo deve aiutare a sparecchiare, invece qua non è giusto. Ancora oggi. Ecco, ancora oggi stiamo ancora cambiando niente. Ma non se ne manca da sei il pane che erano abbigliati a mangiare. Hai sofferto quando bisticciavi con tua mamma, quando cioè ti sentivi praticamente dall'altra parte per la prima volta? Guarda, in quei momenti io non riesco alla Svizzera, non sapevo, mi hai fatto la valigia, dico, mo basta. Soltanto perché lei ti aveva detto di no ad una perché tua... perché prima non al paese non potevamo cina, le persone non potevamo avere, erano proprio... L'educazione, siamo contenti, almeno io sono contenta, però se avevo un po' di libertà un po' di... ero più contenta ancora. Se volevamo andare a scuola fuori non c'è stato possibile, solo a Rocchetta, arrivavamo alla terza media, è finito. Quindi... Vabbè, questo è un periodo che capita un po' a tutti, no, perché... No, guarda, pure sono a casa mia, a casa di tutto, ci sono stati dei momenti in cui insomma non si riesce proprio ad avere la comunicazione. Madonna mia, che fai? Ogni parola che dici sbagli, ogni cosa, ogni passo sbagli. Vedi, quello è il momento secondo me in cui imparano a conoscerci proprio, cioè imparano a vederci per quelli che siamo, allora non ci accettano perché ci hanno sempre visti sotto una veste diversa. La cosa bella di mio padre diversi anni fa ha detto: adesso siete fatti genitori voi e vedete voi com'è difficile fare genitori. Questo mi è piaciuto perché... è difficile fare il genitore. Io ho una figlia di 28 anni già, quindi... Ma se ne sono giunta non a uno, poi se ne sono giunta a mezza rocca. Ogni una se la trovava la vita.
Ma c'erano a lavare pure lo scala, per dire a Torino. Però... Che trovavano se ne c'erano? Sono cominciato a girare tutto il parente nostro in Nord Italia e poi se ne sono giù dall'estero, poi e come se... E mi arrivano a chiamare pure a sé. E gli ha detto, vieni a tenere pure tu a Torino. E ho trovato il posto. E adesso ti ho trovato il posto a fare. E noi abbiamo fatto tanto a mangiare per gli altri. Perché mo Maria, se era che mi sono sposata a fare, che mi sono venuta a fare, stia zitta ancora. E allora non te ne sono giù, sono ratanno. Beh, tenia 21 anni. Mi ha fatto lo sacrificio e mi ha tenuto. Mi è passata la malannata, mi ha tenuto su tre pecore, mi ha tenuto la bacca, mi ha tenuto. Vabbè, ci stanno sempre gli alti e bassi, ogni anno. La famiglia Silvestri ricorda gli anni delle grandi migrazioni e dei duri lavori nei campi. E poi pensa ad oggi, alla difficile situazione dei lavoratori nelle campagne. Solo con la campagna, quando uno non già troppo, non ce la fa. Tutto il problema qua. È che quando si vende una cosa genuina non la valutano, capito? Il latte, il formaggio come l'hanno loro, non viene pagato, anzi il formaggio non lo prendono più. Quindi ecco. lo fa lei, le mozzarelle, eccetera, non viene proprio valutata. Quando ero, insomma, noi giovanotti, il latte valeva, il formaggio valeva, la lana, le pecore valeva, che c'è, grano, tutto il valore loro. Ma non esiste niente c'è. Niente. Adesso arrivano gli autotreni, ma non per dire, io lo dico perché ho sempre detto, io ho detto avrei una forza ad andare in mezzo alla piazza e muovere con un microfono a gridare, dice, ma è possibile, io tengo tante pecore e non hai da dove vendere gli agnelli, perché vengono quelli già pronti, vengono gli autotreni dall'estero. Niente, tutto che viene dagli altri paesi, Cina, la lana per esempio, viene dall'Australia, non se ne consuma, quel poco che si consuma la fanno venire a te. Noi teniamo la cooperativa, io sono pure sorella. Vediamo se la vuole la lana. Noi la radunamo alla cooperativa e la mandiamo con lo guampo nostro stesso. No, noi l'abbiamo già preparata dall'Australia. Ecco. È la roba nostra. Allora, per il lavoro che uno fa, non è ricompensato e basta, non c'è sta niente a rischio. Questa è la vita che facciamo. E io con le pecore, tutti gli animali, mio figlio che mi aiuta a fare il fieno. Però quello non vede soldi e non gli piace. Sta tutti i giorni, devo fare questo, devo fare quest'altro. E dobbiamo trovare la soluzione. Stiamo... Nel mio pensiero, se vengono un'altra volta quella della RAI, devo dire questo e quest'altro. Però poi non ci riesce a dire proprio quello che sento. Ogni anno a Rocchetta c'è un appuntamento fisso. Si svolge a fine agosto e nessuno può mancare. È la festa della Madonna del Pozzo. Tutti gli emigrati tornano alla Rocca per partecipare al grande evento. Sta male tutta Rocchetta qui. E qui per salutarti, per abbracciarti. Accompagni i pellegrini del nostro lavoro. I figli più avventurati dalla nostra terra. Non dimenticare nessuno. Di noi che siamo qui presenti. E noi lo mamma, ci salutiamo con l'astronauta della nostra vita, facciamo le mani alla nostra mamma, salutiamola con amore, viva la Madonna, viva Maria, viva lo Stato. La tradizione vuole che la statua della Madonna del Pozzo venga portata in spalla dalla chiesetta di campagna fino in paese e dopo qualche giorno riportata indietro in una lenta processione. Il 26 mattina si prende la Madonna e si porta in campagna. E la sera qua poi
ci fanno, c'è la festa. Poi arrivava il momento delle partenze verso il nord. Sì, quando è arrivata l'ora devi partire. Si carica la macchina, i bagagli e si riparte. Ecco la famiglia inglese nel 1977. Mario e Peppino sono pronti a partire per la Germania. Salutano la mamma e i parenti. Facciamo tutta la partenza. Ogni anno è così, eh? E tutto l'anno? Ho lasciato la mamma qui e sono dovuto migrare all'età di 16-17 anni. Era del 76-77. Ero fuori verso le 10:30, sono tornato a casa. Ho visto mia madre che già fa sulla tavola tutto preparato, valigie, panni. Vado a casa, che te devi andare in Germania. Quando? Domani mattina. Ma. Era la prima volta che prendevo il treno, in 16 anni. Avevo 16 anni. La prima volta che prendevo il treno e non sono andato neanche da solo, mi ha accompagnato mio zio. Perché non sapevo dove mettere i piedi. Sono arrivato a Fresh. La mattina siamo andati già dal titolare della pizzeria. Mi ha detto il giorno dopo di andare a lavorare. Ho iniziato nella pizzeria. È stata un'esperienza un po' strana, che tu partire qua da un paesino, andare in una cittadina più grande, più sviluppata. E... Che cazzo fai qua? Non capisco la lingua, non conosco nessuno. Era un problema per me, perché la prima volta non riuscivi a capire una parola, non sapevi parlare. Parlare non tanto arriva per parlare da nel tedesco, ma capire... Capisco. Era un bel problema. Non parlare l'italiano. Nein. Deutsch. Poi piano piano, ho iniziato ad imparare qualcosa. Infatti sono stato pure di 16 anni mi sono fatto di Germania. Mario spesso incontrava i cugini italiani, ma ogni volta andava a finire così. Si mette a dare i calci a Donato o che cosa, no? Si mettono a fare la lotta. Che qui alla Germania non si fanno queste cose. Sono sempre stato da piccolo, birbante, aggressivo. Se tu mi dai fai le morse rocchetane, a fare così, pace, con me non devi scherzare. Usavo le mani, botte, a chiunque. Uffa. Se per me c'era tutto, c'era mia madre, c'eravamo tutta la famiglia qua. Per me conveniva meglio stare in Germania. Fino a una certa età e poi ritornare un altro in paese. Che quasi fatto vecchio, mica puoi restare qui in Germania. Io sono ritornato giù perché c'è stato un periodo che non lavoravo. A stare in Germania senza lavorare non ne valeva la pena.
sì, prendevi quel po' di disoccupazione, ti pagavano, però non ti bastava. Poi sono tornato qua, mi sono sposato, c'ho una bella bambina che ha 12 anni e adesso lavoro qua e faccio il lavoro nell'edilizia. Nessuno mai. Però vorrei ritornare di nuovo qualche volta a farmi una passeggiata. Alla Rocca ho avuto il piacere di rincontrare Mario Melillo, un ragazzo che dopo il matrimonio era pronto a partire verso la Germania. La congiatura l'ho scelta, però non so se ancora si cuccia. Tre rose e poi tre steli che scendono qua e con una veletta dietro. Mi preparavano il corredo. Ma erano cose di donna. Era di sabato il 14 agosto del 77. Ma diciamo quella giornata non è che ti ricorda tanto del casino. Bellissima, stupenda, meravigliosa. Siamo partiti per il viaggio di nozze, diciamo così, che avevo intenzione con mia moglie di fermarci in Germania per lavoro. Non lo so, posso trovare sta uno zio di Filomena in Germania. Ah sì, addirittura? Da Hannover. Allora, forse. Ma è normale, qua non c'era niente, poi diciamo in quegli anni non è che ci stava tanto lavoro da queste parti, sono zone interne, non è... e quindi lavoro ce ne stava poco. Dice andando in Germania, come ho sentito dire, un po' di sacrificio, però qualche cosa dalla porta. Poi, dopo un paio di mesi, ci è arrivata una chiamata, e io in fabbrica e mia moglie al Ministero delle Finanze, quindi... Abbiamo fatto il ritorno felici di ritornare a Rocchetta. Non sono mai voluto andare, ho voluto sempre stare a Rocchetta. E quando ho avuto questa notizia, mi trovavo a Hannover in Germania. Fretta e furia a bagagli. Ebbene, chi è legato alla sua terra? E poi a distanza poi di 20 anni c'è stata pure la separazione, il divorzio. Una vita di sacrifici, arrivi, rimani senza niente, apri il pugno, dice, è sfuggito tutto. Tutto davanti a me. Questa è la vita. Prima di ripartire, voglio fare alcune domande al gruppo di giovani che hanno fondato l'associazione culturale Liberamente. È con loro che voglio riflettere sul futuro di Rocchetta Sant'Antonio, perché, come molti piccoli paesi del sud Italia, anche Rocchetta ormai è a rischio di estinzione a causa della forte emigrazione. E Andrea, il presidente dell'associazione, mi spiega le differenze con il passato. Dal 77 c'è stato un decremento demografico notevole, legato soprattutto a un'immigrazione diversa, l'immigrazione che è stata documentata nel 77, era quella con la valigia di cartone verso Collegno, comunque le zone del nord per lavoro. Adesso invece c'è un'immigrazione totalmente diversa, non si emigra più per il lavoro, si emigra soprattutto per studiare e soprattutto chi lo fa sono giovani che hanno massimo 18 anni, 19 anni, ma 21 anni, chi va a studiare fuori non ritorna più. E quindi è un'immigrazione diversa, un'immigrazione che forse non si vede con
il pianto della madre che esce fuori da casa con la valigia oppure con la macchina perché sembra più una roulotte. È un'immigrazione molto silenziosa che però lascia un dato di fatto che quasi il 70% dei giovani delle classi dall'80 in poi sono andati via. Soluzioni importanti per il paese ci possono essere. Se ad un giovane si dà una mano anche da un punto di vista economico, con delle borse di studio, solo per Foggia però, ovviamente il giovane ci pensa due volte prima di scegliere Milano. Invece da un punto di vista lavorativo bisognerebbe, a mio avviso, puntare molto anche su quello che è il futuro del turismo, ossia un turismo settoriale, fatto di chi la domenica o anche il 2 di giugno vuole andare a farsi un giro in un piccolo comune, mangiare qualche cosa di tipico e stare tranquillo per 8-9 ore. Molte volte il lavoro non c'è perché non si crea, non perché realmente non ci sono le condizioni. Andrea invece è uno che il lavoro se l'è creato. Oggi fa il giornalista, dirige un quotidiano nato da una casa editrice di Rocchetta e con i ragazzi di Liberamente organizza eventi culturali, fa studi antropologici, protezione civile, ha una radio web, una TV web. Un messaggio di speranza a chi ha paura di osare. Io spero di poterlo essere, nel senso che spero di poter continuare a lavorare per il paese, ma lo si fa non solo con il proprio lavoro e quindi facendo, non so, avendo un giornale, ma anche, ecco, per esempio con l'associazione, piuttosto anche scendendo in piazza e facendo quattro chiacchiere con una persona, si dà la possibilità a un'altra persona di stare in piazza e quindi vivere un po' di vita sociale.